Ciao a tutti ragazzi e ragazze, torno in versione super abbronzata estiva per parlarvi di un profumo. Finalmente facciamo una recensione singola di un profumo. Ultimamente sto facendo video di tutti i tipi, tranne quelli proprio classici. Questa volta vi parlo di un profumo che ho da un po', che mi piace tantissimo. Non ne ho parlato prima perché secondo me non è un profumo prettamente adatto all'estate. Comunque, adesso che entriamo poi da settembre in avanti in un periodo con temperature più miti, sicuramente invece è adattissimo. E sto parlando di Bois Farine dell'Artisan Parfumeur. È un profumo abbastanza conosciuto, ma allo stesso tempo molto particolare. Quindi sono felice di parlarvene e mi piace tantissimo. Un profumo che ho usato tantissimo da quando l'ho avuto. Mi è successa un po' la stessa cosa che mi è successa col Divine Enfant, di cui vi ho già parlato. Li ho presi più o meno nello stesso periodo. E da quando li ho avuti li ho indossati tanto e mi è capitato che non riuscivo a indossare altri profumi perché mi sono molto affezionata sia a questo che all'altro. Allora, Bois Farine, il nome del profumo è abbastanza indicativo. Ci dice che troveremo note legnose e troveremo un qualcosa che rimanda alla farina. Questo profumo è stato creato da Jean-Claude Elena, famosissimo. Tra l'altro Elena ha scritto tantissimi libri, qualcheduno vorrei leggerlo, ce l'ho già in lista, e grandissimo naso, creatore di profumi, quindi insomma super famoso, e che ha creato questo profumo ispirandosi, cioè gli è stato richiesto di ispirarsi a un viaggio, e lui ha scelto un viaggio nell'isola di Réunion. Allora, l'accento è sulla E, quindi forse potrebbe essere Réunion, ma io l'ho sentito sempre pronunciare Réunion alla francese. Comunque, Oceano Indiano, isola tropicale. C'è una pianta endemica di quest'isola che si chiama, scritto per non sbagliare, Ruizia cordata. È una pianta non troppo alta, viene chiamata in maniera così colloquiale, per non usare il nome scientifico, legno bianco dolce, me lo sono scritto perché l'avevo trovato scritto in francese. In italiano sarebbe legno bianco dolce. Quindi anche qua legno bianco dolce ci sta anche con il nome del profumo, Bois Farine. Ed è una pianta che ha dei piccoli fiorellini rossi che hanno un odore particolarissimo che ricorda molto il pane, l'impasto, comunque la farina. E lui ha cercato di ricreare questo tipo di sensazione. E il nome in realtà, bois, la parola bois, non è che sia proprio riferito al legno, sì, anche a quello poi, ma in secondo luogo. In realtà la prima decisione era stata di inserire bois farine perché, a detta proprio di Elena, nell'isola di Réunion tutti i posti iniziano con bois. Bois qualcosa. E quindi quando ha creato il profumo, bois farine, perché si incentra sulla nota della farina. In realtà poi comunque troviamo molte note legnose, quindi il nome è proprio riassuntivo di quello che si ci può aspettare, no? Da questa fragranza. E dicevo, come hanno fatto a ricreare una sensazione di farina, impasto, pane, pane non cotto però, direi io. E hanno usato ovviamente tutte sostanze chimiche, molecole chimiche, varie note nocciolate che ricordino in qualche modo le nocciole, le noci, e altre note che invece si rifanno proprio all'idea dell'impasto. E quindi troviamo questo tipo di molecole, questo tipo di note. Le altre attorno ciao, posso fare? Attorno a cui gira la fragranza sono l'iris, perché comunque troviamo una componente morbida talcata, anche perché a livello di sensazione tattile dovrebbe ricordare la farina in qualche modo, quindi l'iris è proprio la prima cosa che sarebbe venuta in mente anche a me. Quindi c'è, troviamo una buona dose di iris. Del musk, appunto, tutte queste note nocciolate farinose che vogliono ricordare l'impasto del pane o la farina. E molti legni, però, come vi ho detto, quindi troviamo i classici, il guaiaco, il sandalo, il legno di cedro, c'è una buona componente legnosa in questo profumo.
Cosa ne viene fuori? È un mix molto particolare ed è un profumo che, per quanto mi riguarda, non ha tantissima evoluzione, un profumo piuttosto circolare, abbastanza persistente su di me, perché i profumi dell'artisan generalmente, in persistenza peccano un po' di solito. Questo no, su di me dura tantissimo. Poi non so se qualcuno di voi ce l'ha, fatemi sapere. Su di me dura tanto. Forse anche per questa componente così talcata, morbida, che sulla mia pelle si attacca molto bene, la rendo molto bene anche i legni, quindi sicuramente è una tipologia di profumo che io posso far durare sulla mia pelle. Però in generale mi sembra abbastanza intenso rispetto a altri artisan, quindi nei commenti scrivete se avete esperienze diverse dalla mia. Come ve lo descrivo? Sa oggettivamente di farina, cioè a me ricorda l'idea della farina, mi rimanda proprio la sensazione tattile della farina e dell'impasto del pane. Sapete quando magari impastate il pane e dovete lasciarlo a lievitare? Se non usate l'impasto, mi ricorda un po' quel tipo di sensazione. Quindi diciamo che è riuscito il voler ricordare quel tipo di odore. Dopodiché, io sento il legnoso, ma predomina un po' il talcato come fondo su di me dopo un po' di tempo e quello che avverto di più è la morbidezza e la talcatura data dall'iris piuttosto che il legno, però non è un vero talco, profumo al talco, non ha quel chimico, è più naturale, più morbido. E secondo me i legni in questo tipo di effetto giocano un ruolo fondamentale. Quindi è un profumo che piace sicuramente a chi ama i profumi talcati, questo sicuro, perché è polveroso ed è talcato, c'è tanto iris. Quindi comunque chi di voi ama l'iris, chi ama i profumi talcati, vi consiglio assolutamente di provarlo perché è un profumo oggettivamente molto particolare, ma che a voi piacerà, sono abbastanza convinta. Chi è amante magari dei legnosi, dipende, deve amare anche il finish talcato, deve amare anche quel sentore poudré, perché altrimenti forse no, forse non potrebbe non piacere. È veramente molto particolare, quindi ve ne ho voluto parlare, uno perché mi piace tanto e due perché va provato. È uno di quei profumi che va conosciuto, secondo me, proprio per la sua originalità. E fatemi sapere se l'avete mai sentito, se vi incuriosisce. Un bacione a tutti, al prossimo video!